Secondo me l'ecologismo del futuro, cioè l'impegno serio, responsabile per la difesa dell'ambiente, dell'ecologia, degli ecosistemi, nella consapevolezza che gli interessi della natura sono anche i nostri interessi, quelli dei nostri figli, delle generazioni future, deve essere un ecologismo con due caratteristiche: scientifico, quindi che fa tesoro, dei dati della scienza, che tiene conto dei numeri, dei fatti, delle evidenze della scienza. Come sentiamo dire oggi giustamente dai movimenti giovanili per l'ambiente, ascoltate la scienza, sentite quello che la scienza vi dice. Questo è un appello giustissimo. Ma deve essere anche un ecologismo, io aggiungo, umanista, cioè un ecologismo che non è più contro l'uomo, non è più soltanto antispecista, cioè non ci dice che noi siamo il cancro del pianeta, che faremmo bene a non esserci, c'è cioè questa visione apocalittica molto negativa, che aveva delle ragioni anche corrette, cioè essere contro l'antropocentrismo. Però secondo me l'impegno ecologista del futuro ha senso se questo ecologismo è umanista, cioè si spiega davvero, non soltanto con i numeri, ma anche con le emozioni, con i linguaggi corretti della divulgazione, se si fa capire davvero a tutti che l'ecologia del futuro corrisponde alla difesa degli interessi umani e quindi antropologici. Quindi anche quando diciamo salviamo il pianeta, cosa stiamo dicendo esattamente? Stiamo dicendo che dobbiamo salvare il pianeta perché altrimenti noi non potremo più vivere in quel pianeta. E quindi gli interessi nostri e gli interessi della natura coincidono. Perché altrimenti è più corretto dire che siccome noi non siamo indispensabili e non ci siamo stati per gran parte della storia della Terra e forse un giorno non ci saremo nemmeno più, forse è bene dire che il pianeta si salverebbe comunque, nel senso che il pianeta andrebbe avanti comunque, il pianeta è sopravvissuto a catastrofi terribili in passato, persino peggiori di quelle che potremmo realizzare noi. Quindi il pianeta se la cava comunque. Noi dobbiamo capire una volta per tutte che gli interessi del pianeta sono i nostri, che coincidono, e quindi ecologismo e umanesimo sono la stessa battaglia, sono lo stesso impegno. Secondo me questa può essere una strada anche per far capire e uscire da certi paradossi terribili che viviamo oggi, perché la giustizia ambientale è inscindibile dalla giustizia sociale e dovremmo pagare tutti un po' un prezzo in questo cambiamento e non possono valere egoismi di corporazione e quindi deve essere inteso proprio come un grande impegno per la difesa della specie umana e di tutte le altre insieme.